Bene, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento a Maurizio 88. Oggi abbiamo un ospite importante, eh? Una cosa diversa, insolita, un momento dedicato alla musica, ma dedicato anche al Totobocco, che è una cosa importante perché c'è molto Totobocco che si muove e uno non lo vede perché per questo. Abbiamo chiamato un ospite che è stato escluso da Sanremo, per motivi che non abbiamo ancora capito, ma ne parleremo con lui. Signore e signori, per voi il rapper Tepano. Eccoti fratelli, sono arrivato, ciao Maurizio, molto bello, sono contento proprio di essere qua perché è una cosa molto bella. Grazie. Gomagna, Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso ho la camisa piena di macete. Pugliese, quel provincia centro vetrine. Scendiamo qua, accendiamo il mostro qua, che si parte con patriottismo, si ritorna signori. Allora siamo in onda, friulani, fratelli delle stelle, e il vostro gelindo Piccinin che vi parla dalle frequenze di Radio Tavagnacco International. Non nascondiamoci dietro un frico. Ho sentito i brividi, come l'ho detto di nuovo. I messaggi celesti sono inequivocabili. Aprite gli occhi. Vi chiediamo solo di aprire gli occhi. Eccoci, benvenuto Stefano. Allora, so che questo per lei è un momento particolare, un po' difficile, Un perché è stato pochettino. escluso da Sanremo, nonostante Purtroppo, ci siano, purtroppo. secondo noi, dei cantanti che hanno pezzi che fanno una cosa un po' volgari, Molto una maniera bogari, molto bogari, non questa come cosa io. così. Ti, bravo. Quindi, Stefano, cosa ne pensa? Cioè, io ho qui un paio di titoli dei suoi pezzi che mi sembrano veramente pezzi importanti, eh? È vero, perché ho cantoni tutte quante di Totale, perché il cantoni di Totale è Beh, importante qua. capisco, eh. Perché non è dovuto che mi hanno fatto tutte che i miei cantoni erano molto belle, che io ho fatto tutta, io ho fatto rap e sono molto bravo, perché questa cosa è molto bella, eh. Come succede spesso a Tele4, abbiamo qui con noi anche oggi il signor Vincenzo Rescigno, che vuole renderci partecipi di una notizia per lui molto Bravo importante e positiva. Bravo Cetnec, Ci racconti, no? nonostante il capello troppo lungo, che io le perdono comunque, Grazie, poco patriottico, ma ma sicuramente, sicuramente, sicuramente. senz'altro. Signori, ricordiamolo ancora con forza: Roma caput mundi, ma Udin caput mandi, signori. Per esempio, ecco Sì. dei titoli, tipo, andiamo con un titolo, Beh, Petto Petomeda è molto Meda, bello. è titolo importante, Sì, Petomeda è che molto sono bello cose perché col parlo. cattocante pende pecne. Sì. Che dice a proposito del cattocante pende Beh, pecne? Cattocante prende pei proprio parla di questa cosa che io sono fortunato perché un cattocante molto grande, prende pei così, proprio grande, proprio fortunato. Che? È il momento di ripartire con le vostre telefonate, che magari c'è qualche avvistamento dei fratelli delle stelle. Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Carissimo Zieto, cosa che non Eccolo te ne qui, manchi, il nulla Roma, facente, Roma, c'è una sentilo. te. Ascolta, Zaghe sono le acte fracchi bottoncini e te me mettessi Siora Filippa, invece successo che è sempre un po' Vai a perché. Grazie, vangare, grazie, Zaghe, vergognati! Allora, caro Cernec, ci io le racconti. comunico con emozione e Sì. commozione. Sono venuto in tenuta da cerimonia, che è la fascia che ho usato tante volte per celebrare dei patriottici matrimoni Certo. Quindi occasione veramente di nostri unica. connazionali, per comunicare con spiccato patriottismo il risultato comunicato dal giornale cittadino, che ci è storicamente ostile.
Che signora Filippa, sono cose triesticole di gente che non ha voglia di fare niente. Ah, ovviamente signora Filippa, ah, boicottiamo, niente. Boicottiamo le radici. Ah, non mettiamo niente, triesticolo. La terra che ti ha agliattato, bravo. Smettila, bravo, vanga. Ben, allora sai cosa ti dico? E ti che adesso ti fanno le furlanite, no? Ti conto mille storie vere ai furlani, guarda che avevi fatto. Tu non sai niente, non sai niente. Dall'inizio del mondo, danni biblici, caro. Non sai niente, fammi sentire le tue stupidaggini. I danni biblici, fammi ecco, sentire. Allora, andiamo a ritroso. Andiamo a ritroso, sa dire a ritroso l'ignorante. Andando a ritroso, sì. Arriviamo ad Adamo ed Eva. I due sì, Adamo ed Eva, sì. Il paradiso terrestre, Eden. Paradiso, non stavo parlando del cinema. È molto bello avere un cato grande. Prende pei. Pure mamma mi sono fatto grande, guarda. Questo è vero, perché quando, ma vedi Maurizio, quando che uno chette diventa più grande, dopo ti fa anche grande. È proprio della crescita. Sì, grande, dice, guarda, mi sono fatto grande, guarda, dite, proprio molto bello. Quindi una roba molto importante, quindi un annuncio molto importante. Vabbè, molto le comunico orgogliosamente il fatto. AD 1401-2020, come dicono i ragazzi giovani. Il quotidiano cartaceo, notoriamente pilotato dalla grande mano del nemico bolscevico, si sentiva costretto in un inaspettato slancio di onestà, perché anche i peggiori, a volte, hanno slanci di onestà. Sti commenti, va bene, ok. Di comunicare al mondo intero che il consigliere Rescigno Vincenzo, noto capogruppo della gloriosa lista di piazze, si è dimostrato, senza ombra di dubbio, il politico con più mi piace su Facebook. Perché non è come quelli che dicono cose volgari. Io sono molto, molto, molto un cantante rap molto sì, bravo. Sì, due parole sono... Cacare Petera, per esempio. La canzone Cacare Petera che ci ha colpito, ma non quanto Potana Tumare. Potana Tumare è un pezzo importante, Potana Tumare. Eden, ragazzo. Sì, vergognati, vergognati. Fa il muso furlano, sì, bravo. Il muso friulano, ti credo, con orgoglio. Ascolta, sugli Eden, ora che Lori stava bene, Lori era... Cioè, il vero Triestin, chi stava là, non faceva per favore, ma vergognati. Beveva a svapo, stava di stirai. Cioè, sì. L'Eden se... Tipo il paradiso del Triestin. Allora, notiziona proprio, notiziona. Questo era l'annuncio. E qui carta canta, cara Cernecca. Il popolo ha capito. La mela è matura, il dado è tratto. La carne è frollata, cara Ma Cernecca. Ma cosa vuol dire? Trendi non conto, diciamo bagianate. Dopo cosa è successo? Cosa è successo? Si arriva un serpente, una bisa, serpente. E qua andiamo subito a capire che bisa se bisiacco, bisiacco. Su questo siamo d'accordo? Su questo siamo d'accordo? Gattentato con un pomo. Può un pomo, essere? Un pomo, tu sto condotto per un pomo? Gattentato con un pomo. E cosa è successo? Si arrivato, signore, e cosa ha detto? Tu è arrivato? Parto il con detto? Dolore. Tu uomo lavorerai con sudore, cioè fuori dell'Eden siamo di te i furlani. Hai buonissimi gutti, tu hai buonissimi gutti. Preferivi? Ti. E dimmi Potana. Questo è bello, questo è bello perché è molto bambino. Molto piccante, immondo. Non è cambiato poi, anche mia Morodetta piatteva, dopo mai più bitta. È giunto il momento di passare con forza dal patriottico mi piace. All'eroico condivido. Se rendi conto, ma vergognati, furlanazzi siamo diventati. Cosa stai dicendo, ma rendiamo conto che fossi fini qua. No, caro mio, non sei fini qua. Siamo diventati furlani, siamo andati per favore, in giro per il mondo per condotti. Voi, colpa vostra. Vedi sta roba e lavorarti, sai com'è. Come si possono dire queste cose? Cosa è successo? Anche c'è anche il periodo Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, andiamo, leggiamo il Nuovo Testamento. Esperto dei miei stivali. Zelotti e Furlani. I Zelotti, sì, Zelotti. Quando parli di Mimpotana, però molto bella anche questa cosa qui. Perché è uno babbo, perché veramente io voglio dire allora non è dubbio che io non torno più a tandemo questa coda, ecco voglio dire ad Amadeus Zelotis, te capisci? Zelotis, chiaro. E lo voglio dire, chi era quel? Me ne lavo le mani. Piluti. Certo. Allora, ringraziamo. È il momento di spargere il verbo. Di una destra democratica ma virile. Vi chiediamo, cari cittadini, di consegnarci le chiavi della città senza per il prossimo decennio. Che non va bene, io ho fatto tante cose di idee, poi toppate anche b-box.
e ti fanno tappare anche Bibok. Ti fanno tappare. Senti che babbo che tono, Maurizio! Maurizio, senti come che... Maurizio, senti come che tono babbo! Una botta pato! Consigli gli acquisti! Ecco, babbo! E Ponzio Piluti! Ah, no, Piluti, non nasi, era Piluti! Non era un friulano! Un sogno bellissimo, niente, là, giardini, robe bestie, vabbè, tutto e niente, se arriva di voi che avete distrutto tutto! Vergognere! Per piacere. Vota Roberto di Piazza Sindaco, podestà reggente. Reggente, sì, certo, sì. Questo è il primo passo, cara Cernecca, questo è il primo passo. Quindi, questa era la notizia importante per questo cui lei ne ha scomodato. È un primo passo per riconquistare Fiume, oh. Caro Cernecca, Fiume italiana tra poco tra di noi. Quando che hai fatto quelle cose che fanno di Bocco, che... Sì, è bello di tutto Bocco. Sì. I canetti, i codetti, sono molto. Cosa ne pensate che ha fatto? No, sì, i codetti, dietro il mare. Voi vedete? Che è venuto a petto, non ho fatto sì. Maurizio, non ti arrabbiare, non ti capisci tutto quello che dici tu. Sì. Abbiamo un sms. Leggiamo questi sms perché è giusto dare spazio ai nostri ascoltatori. In un mondo democratico, in questo paese che ha una sua costituzione meravigliosa, è giusto dare spazio ai nostri ascoltatori. Brava signora, che ha scritto la signora. Ha scritto brava una signora. Signora. Brava okay. Signora. Beh, sarà la una, signora. Una delle tante mi piace sulla pagina. La signora Angela ci scrive: io mi sento cittadina del mondo, brava, e ora di smetterla con questi dogmi. Brava, è venuto il momento di abbattere i confini. Che giusto, queste sono le parole che il Rescigno aspettava da questa signora. Devi pippare con te! Può pippare, può pippare, può pippare. Fammi sentire come ti pare tu. È una cosa vergognosa, signori, diciamo come sono andate le cose. Intanto siamo tornati più forti e più friulani che mai. La triesticolite è sconfitta, nipote, nulla facente. La vanga ha spessato l'alabarda, vergognati. Maurizio, devi capire che devi fare, metti manina così, i codetti, e dopo devi fare perché fanno loro. Che non dai tu che fai quella botte, loro fanno... Brava signor, brava, la mano sul cuore, mi viene da mettere la mano sul cuore, è il momento, è giusto, basta, io non stare lì con i dogmi, basta questi dogmi, certo. Queste parole anche inglesi, dogmi, io direi anche basta, anche signor, così inglesi, vabbè. Queste parole dogmi inglesi. Dogmi. Senti Stefano, una cosa che piace moltissimo al pubblico che ti segue tanto tempo che sì. I codetti, babbo patello, hai buonissimi gusti tu, molti babitimi gusti, veramente, perché i codetti non è facile. Come devi fare così, mi già molto difficile. I codetti. Sì, molto difficile, già fare così, no? E dopo tu devi fare anche che voce, che non è tua, perché non è facile fare questa coda qua. Potete mutarti te voi, potete mutarti te voi. Perché dopo... Un esempio. Ecco con di... Cattoga nebbene pei! Può papare tu. Cattoga nebbene pei! Va vittimo, ha detto... Puttana tu mare! Puttana tu mare! Molto babbo! Sei molto babbo! Tu sei molto babbo! È importante questo... Sì, va vittimo! Mondo! Amici friulani, abbiamo vinto noi, anzi ti dirò di più, adesso voglio parlarti anche delle origini della famiglia che di tanto si parla in questi giorni, della famiglia reale inglese, che sono origini friulane, indubbiamente friulane, signori. Stiamo parlando della famiglia dei duchi di Viodis, signori. La famiglia Viodis, antica famiglia gloriosa friulana che ha dato i natali alle origini della famiglia reale inglese, signori. Ne abbiamo le prove. E la Meghan, la moglie dell'Harry, è canadese, signori. E i canadesi sono nostri amici perché provengono dai trentini, si capisce dal loro, i nomi dei loro cibi, i canederli, signori. E trentini è gente che lavora come i friulani, non come i triesticoli che stanno lì a non fare niente. Smettiamo che queste parole, e io dico che è basta, è veramente, è il momento di abbattere ai confini, è inutile aspettare. Ma no, ai confini, abbattere. Transumanza di esseri
umani, diciamo umani, che vengono da chissà dove, chissà con quale malattia, è giusto abbatterli ai confini, perché farli passare oltre? Abbiamo i droni, non si rischia neanche la vita di un patriottico soldato e usiamo i droni. Ma veramente, vedi, quando uno ti impegna a popare. Bravo. Maurizio, però ti devo dire che non capisco tutte le parole che dici tu. Non ti capite tutto. Poverino, però. Non ti capite tutto quello che dice. E qui abbiamo, signori, la prova proprio provata e assoluta. Abbiamo la duchessa Meghan Viodis con suo marito Harry. Ho detto Harry, signori. Harry Viodis, signori. Questa è una domanda. Sì. Vai, Pantaleo. Giusta porre un personaggio della sua fratella che. Sì. Ma Tebano. Tebano. Ha dei sogni nel cazzetto? Beh, questa cosa qui, i togni nel cazzetto, è importante, perché è importante avere i togni. Però sì, più sono grandi i togni, Maurizio, più deve essere grande il cazzetto. Mettiamo, entrare su tutto confine, mettiamo, e il momento è giusto, e si schiaccia, si schiaccia il pulsante rosso, sì, e no, si va. Perché è giusta questa cosa, no, perché la signora non è possibile che bisogna stare lì con questi che superi nei cosi, che poi finisce, arrivano tutti quanti, e qui si rischia, signor mio, cara Cernecca, qui si rischia, noi oramai siamo triestini dentro, si rischia di perdere le soglie del patocchismo triestino, se perdiamo, i confisi, finisce che perdiamo il patocchismo triestino. E questo è importante, per questo motivo è giusto abbattere ai confini, abbattere i confini, abbattere i confini, e questo è proprio di battere i confini, questa è un'idea. Harry Viodis, questo è chiaro, è assoluto, è una prova provata, è una prova provata, è una prova provata, signori. Deve essere molto grande il cattetto. Se uno ha un cattetto molto grande, può avere dei toni molto grandi, però il cattetto deve essere un po' più grande. Ecco, sapevo che il mio nipote vergognoso triesticolo doveva creare un danno. Signori, è arrivata la notizia, e l'Egidio, nello sconforto, si è buttato dal Monte Joncolan completamente nudo e adesso è ibernato sotto 2,5 metri di neve, signori. È una cosa veramente. Allora lo diciamo alle famiglie, lo diciamo agli amici. Nel caso in cui l'Egidio sia ancora morto, i funerali si svolgeranno nella gelateria della cugina a Nute. Più grande cattetto, questa è una cosa che ti posso dire veramente. Sì, grande cattetto, deve essere grande. Sono così grande. È vero. Sì, così, secondo me così è tutto. Così tappo tanti toni dentro. E l'Egidio potrà essere consumato in comode coppette o su cono, che anche il cono tante volte è apprezzato molto. Molto apprezzato e molto consigliato l'abbinamento Egidio, pistacchio e mandarino, signori. Che bravo, questa è l'idea che non condivido totalmente, però la signora, siamo in democrazia. Purtroppo, e questa cosa, essendo in democrazia, dobbiamo accettare anche le parole della signora. Mentre sarebbe molto più giusto, per il mio democratico parere, accettare la signora proprio. Sarebbe il caso. Grazie al signor Rescigno per questa intervista. Molto bene, grazie. Ma speriamo che l'Egidio reagisca. Intanto noi ci si trova venerdì al funerale. Bisogna bere tanti tonni, ma bisogna bene, bene, abbiamo un applauso a questo ragazzo e vogliamo chiudere ricordando le sue parole. Grazie Patelli, bisogna avere, ricordiamo, dei grandi sogni, sì. Bisogna avere un grande cazzetto. Signore e signori, Tebano! Grazie Patelli, mi sono emozionato. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte Mole. Se ciò di Rosini.